Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi sono qui per parlarvi di depilazione. Ebbene sì, è stato un video che mi è stato richiesto da una mia iscritta. Lascio qui il suo nick, perdonami ma non lo ricordo. Comunque mi ha richiesto, diciamo, di fare un video su come io mi depilo e ho deciso di farlo perché quando ho parlato delle ricariche per il rullo scaldacera voi mi avete richiesto un po' come mi trovo, come non mi trovo, e quindi ho deciso di fare questo video e volevo mostrarvi i prodotti che io utilizzo. Io ho acquistato un bel po' di tempo fa, circa 2 anni fa, questo set della Depil Soap, scusate ma lo scatolo è davvero in condizioni pietose, della Depil Soap. Questo qui c'è scritto la depilazione professionale che non fa male. Ma di che non fa male? Quello fa malissimo, come si fa a dire che la ceretta non fa male? È solo, diciamo, per attirare la clientela che secondo loro credono che questo prodotto non fa male, cioè depila senza far male, ma è davvero impossibile. Qui c'è scritto è un desensibilizzante naturale, esclusivo e in più un fluido ristrutturante, bla bla bla. All'interno vi faccio vedere questo opuscoletto che vi esce e ci sono all'interno ben 5 prodottini. Ora ve lo faccio vedere. Allora c'è il rullo scaldacera, che è questo qui della Depil Soap, davvero classico, non niente di che, con il tappettino che si toglie e qui si mette all'interno la ricarica. Questo qui è della Cadei, perché la Depil Soap fa parte della Cadei. Qui c'è l'attacco per mettere appunto il filo nella corrente e questo è il filo che esce in dotazione ed è di questo bel colore corallo. Questa cosa mi è piaciuta tanto. Allora, questo qui non si ricarica, bensì va messo in corrente, va tenuto lì. Si accende questa lucina rossa che non diventa né verde, non diventa di nessun altro colore, rimane rossa fissa per far capire che è in corrente, che appunto all'interno questo è un vero e proprio forno che si riscalda e va appunto a sciogliere la cera che c'è nel rullo e poi si va a passare, come ben sapete tutte, nel senso della crescita dei peli, quindi si va a stendere nel senso della crescita. E questo qui appunto è il semplicissimo rullo che esce in dotazione, scusatemi, mi appoggio qui. Poi all'interno esce usciva, perché l'ho terminato, usciva una ricarica, questa qui era al miele, devo dire niente male, una normalissima ricarica. Poi all'interno escono, queste qui non le ho ancora utilizzate sinceramente, escono delle striscette. Queste qui, tessuto non tessuto, di prima qualità, morbidissime, strisce monouso per depilazione con l'uso di cera. Queste ne sono 20, escono 20 striscette già tagliate e pronte all'uso. Poi all'interno esce anche, che io in questa carta altrimenti scorre, questo qui che è un fluido restitutivo post depilazione, che toglie eventuali residui di cera, reidrata la pelle con olio di mandorle e vitamina E. Questo qui è l'olio che esce in dotazione, è un 40 ml. Questo qui è un 40 ml. Tra gli ingredienti non vedo né olio di mandorle né vitamina, ma al primo posto c'è la paraffina, vi lascio qui gli ingredienti. Questo qui devo dirlo che l'ho utilizzato un paio di volte, beh sì, svolge bene la sua funzione, ma io preferisco 100.000 volte utilizzare l'olio di mandorle dolci. E questo qui è appunto dell'Ocean, lo pago 1,40 euro, 1 euro sì, contiene 100 ml di prodotto, ma questo è davvero olio di mandorle puro, cioè nel senso tra gli ingredienti c'è solo olio di mandorle dolci. Quindi io questo qui lo straconsiglio come olio dopo cera. Se non volete comprare appunto quelle boccette di olio dopo cera apposite,
che costano anche parecchio, io vi consiglio di utilizzare l'olio di mandorle dolci, che è naturale e idrata benissimo la pelle e toglie benissimo qualsiasi residuo di di make up, di cera. E poi infine il quinto prodottino che vi esce all'interno è questo sistema desensibilizzante naturale. Allora, qui c'è scritto che questa bustina, che contiene un liquido che non so cosa cavolo sia all'interno, comunque va messo nel freezer, questo diciamo diventa davvero gelido e si dovrebbe passare sulla zona da depilare per andare diciamo ad addormentare la zona con questo ghiaccio. In pratica dovrebbe desensibilizzare la zona, quindi dovrebbe in tal caso congelarla e poi si dovrebbe depilare. Sinceramente l'ho provato, ma il dolore si sente ugualmente, non cambia nulla, anzi mi va soltanto ad immidire la pelle e far sì che la cera non aderisca bene. E quindi questa cosa non è che mi è tanto piaciuta, mi è sembrato più che altro una sciocchezza da inserire all'interno per attirare la clientela e far vedere che all'interno c'è questo sistema desensibilizzante, appunto per far sentire meno dolore, ma è una sciocchezza. E quindi questi sono i 5 prodotti che trovate all'interno. Allora, questo set l'ho pagato 10 euro, quindi un set della Depil Soap normalissimo. L'ho acquistato da ProShop, non so se conoscete, ma è una linea di negozi per la casa che vende un po' detersivi, oggettistica e cose del genere, non so se c'è ovunque. Questo qui l'ho pagato 10 euro, ma potete trovarlo in qualsiasi altro negozio che vende detersivi, oppure lì lo troverete sicuramente dai negozi che vendono oggetti che riforniscono in pratica parrucchiere ed estetiste. Lì trovate sicuramente o vendono i set completi oppure vendono singolarmente ogni prodotto. Appunto, vendono il rullo scaldacera con il, diciamo, il filo che va in corrente, non so come chiamarlo. Poi vendono le striscette, potete trovarle, queste qui io le ho acquistate, striscette depilazione, ci sono 50 pezzi e queste qui costano all'incirca 1 euro. Queste sono abbastanza comode perché tagliate subito pronte all'uso, costano all'incirca 1 euro. Oppure, cosa ancora più conveniente che ho acquistato agli inizi, appena ho acquistato il rullo, ed è questo, che può sembrare un rotolo di carta igienica, ma in realtà è un rotolo di questa carta, dello stesso tessuto delle striscette già tagliate, solo che queste le dovete tagliare voi. Lo so, può sembrare scomodo perché ogni volta dovete andare a tagliare, anche se non le fate della stessa misura non importa, ma comunque basta ripiegarlo su se stesso più volte per andare a tagliare le estremità e avete più striscette disponibili. Questo qui lo pagate all'incirca 4 euro 5 euro, comunque i prezzi variano a seconda del negozio, ma vi dura un'eternità. Qui sono 50 pezzi e li pagate 1 euro, ma qui vi vengono più di 500, 600, non so, ora sto ipotizzando, ma perché non li ho mai contati, ma contate che ce l'ho da 2 anni, ancora deve finirmi. Davvero ve lo consiglio perché ne vale la pena, vi escono davvero tantissimi strappi e poi andate a spendere di meno. La qualità è la stessa e vi dura tantissimo, riuscite a fare davvero tantissime depilazioni. Poi cos'altro volevo dirvi? Le ricariche invece, come vi ho mostrato l'altra volta, io queste le ho acquistate in una profumeria. Ho acquistato questi rulli qui, che sono di questa marca BioVax, contengono ognuno 100 ml di prodotto e li sto provando in varie fragranze perché c'è la classica, il miele, poi c'è quella al titanio rosa che mi piace tantissimo, quella è davvero molto buona. Poi ci sono vari gusti, io l'ho provata all'aloe vera, molto buona. Questa qui ho all'interno, questa qui è della marca Radipil Roll-On. Questa è anche molto buona, è all'argan e mi ci sto trovando bene. Poi ho acquistato queste due appunto della BioVax, che è questa qui verde alla mela verde e quest'altra è al cocco. Non le ho ancora provate, non so se profumino o meno, ma comunque le proverò sicuramente, vi farò sapere se sono buone.
Comunque queste qui le trovate 1,50 euro, massimo 2 euro. Con una ricarica riesco a fare 2 depilazioni complete di braccia e gambe, quindi vi dura parecchio, devo dire, perché per 1 euro conviene tantissimo, perché io riesco a fare la ceretta da sola, arrivo anche ai posti più improbabili. Ovviamente qualche pelo rimane sempre, perché non è che siamo professioniste, siamo estetiste, poi da sole è davvero complicatissimo, ma io ci riesco facendo un po' di pratica. All'inizio può sembrare difficile, ma facendo un po' di pratica poi si prende la mano e si va davvero velocissimo così. E niente, poi cos'altro volevo dirvi? Io poi non mi preparo i discorsi, vado così, mi vengono le cose da dire al momento, poi dopo ho dimenticato qualcosa e vi lascio i fumettini come sempre se ho dimenticato qualcosa. Ah, poi questo qui, il rullo, è davvero ottimo per braccia e per gambe. Ci sono un po' di problemi nella parte dell'inguine, perché lì la pelle è un po' più morbida, non è molto tesa e quindi non va di solito a scivolare bene, però comunque facendo un po' di pratica ci si riesce anche lì benissimo senza alcun problema. Però nel caso, oltre al rullo scaldacera, ci sono anche dei forni tondi, questi gestacci, dei forni che vendono sempre questi negozi che riforniscono le estetiste, nel quale si mettono proprio i barattoli di cera. Ora io li ho avvolti in queste buste, altrimenti mi si appiccica tutto. Inserito questo all'interno, si scioglie man mano. La consistenza deve essere né troppo dura né troppo liquida, altrimenti se è troppo liquida vi andate ad ustionare, non prendete bene con la spatolina. Deve avere la giusta consistenza che va a aderire bene alla spatolina e poi si va a stendere. Queste qui io in parte ve le consiglio perché comunque durano parecchio, costano poco, all'incirca 2 euro, 2,50 euro, e la quantità è maggiore rispetto al rullo. Riuscite a fare più applicazioni, però con questo siete un po' più lente, quindi se andate di fretta il rullo è sicuramente un valido alleato, perché vi permette di stendere la cera davvero in fretta, quindi vi aiuta tantissimo. Con questo invece dovete andare a stendere bene con la spatola, dovete fare attenzione a non stendere troppo prodotto, se mettete la cera troppo spessa non si va a tirare bene, se ne mettete troppo poca non va bene, invece lì lo strato è omogeneo, sottile, quindi io vi consiglio il rullo. Però se vi trovate bene, appunto, queste qui sono anche ottime, solo che con queste io rischio sempre di ustionarmi, perché se andate a sciogliere troppo davvero vi ustionate, poi vi colla tutto, con questa appiccicate un po' tutto, invece con quella non sporcate nulla, il rullo è lì, invece con questa sporcate la spatola, vi sporcate voi, fate un pasticcio, sporcate un po' dappertutto. Quindi io queste qui ve le consiglio solo se siete abbastanza pratiche. Se siete un po' alle prime armi con la depilazione, vi consiglio di provare il rullo, perché è davvero semplice e veloce. E queste qui sono cere liposolubili, quindi che vanno rimosse con dell'olio, quindi, come io vi ho consigliato, l'olio di mandorle dolci. Poi ci sono anche le cere idrosolubili, quelle, le ricariche per il rullo non le ho mai trovate idrosolubili, le trovate sempre liposolubili, mentre queste qui che vanno nel fornetto l'ho provata idrosolubile, quindi che si rimuove facilmente con un po' d'acqua, quindi basta che sciacquate la zona con un po' d'acqua e tutti i residui di cera vanno via. Invece con quella liposolubile, anche se andate a lavarvi con del bagnaschiuma, dove non va via assolutamente, anzi rimanete appiccicate e dovete passare l'olio. Comunque io ho provato questa qui della Mediterraneo, cera idrosolubile professionale, ma questa è davvero pietosa, non rimuove un pelo, davvero, non scherzo, scusate ma non sto capendo nulla su queste bustine, non rimuove un pelo, mi arrossa solo la zona quando vado a tirare, sento lo stesso il dolore, ma i peli sono ancora lì, non me li rimuove per niente. Quindi io quelle idrosolubili ve le sconsiglio, non so se solo questa marca Mediterraneo è pietosa, ma ve le sconsiglio davvero. Come sapete, queste qui vanno sciolte in un fornellino. Allora, io non ho acquistato proprio il forno professionale per la cera, ma avevo in casa già questo fornellino elettrico, questo qui della Howell, sapete, quelli lì da campeggio sui quali si riscalda il caffè, cose del genere. E questo qui, semplicissimo,
un fornellino semplicissimo. Io vado ad inserire di sopra, vado a metterlo in corrente, vado ad appoggiarci sopra il barattolino con la cera e così va a riscaldarsi. Quindi se non volete spendere troppo per un fornellino, vi consiglio anche questo qui, io mi ci trovo benissimo e non costa più di 10 euro, quindi è un'ottima alternativa. Poi la cera va stesa con una spatolina. Ci sono quelle spatoline che potete acquistare anche in farmacia con le quali il medico vi visita la gola, e quelle lì costano circa 5-10 centesimi a bacchetta e sono usa e getta, appunto le utilizzate e poi le buttate, quindi comode, igieniche, pratiche. E poi c'è questa spatolina che si acquista sempre lì, che è in acciaio inox. Questa qui appunto si va a prelevare, è tipo un coltellino in pratica, solo che ha la punta arrotondata, come diceva Giovanni Muciaccia, sì, in Art Attack. E comunque andate a prendere la cera e la andate a stendere. Questa è comoda perché appunto fate una spesa, quella è, senza che andate a riacquistare più volte le bacchette, però è scomodissima da pulire, davvero. Con la cera liposolubile non basta l'olio per andarla a rimuovere, perché ovviamente si appiccica tutta. Io la vado a rimuovere con quelle spugne in ferro che si utilizzano anche in cucina, vado ad insistere pulendo l'acciaio, il manico, tutto, perché si appiccica tutto e ogni tanto infatti devo andare a pulire le mani con dell'olio, altrimenti mi si appiccicano tutte le mani. Comunque questa spatolina costa all'incirca 3 euro, ve la consiglio se appunto non volete ogni volta andare a acquistare le bacchette, ma comunque le bacchette sono pratiche, sono anche igieniche e poi diciamo si buttano senza che dopo dovete andare a lavare la spatolina. Diciamo che la spatolina con la cera è anche più comoda per andare nei posti più difficili da raggiungere, quindi per essere un po' più precise. Come sapete la cera si stende nel verso del pelo e poi si tira con uno strapponetto nel verso opposto, quindi a contropelo. Si va poi ad idratare con l'olio e quindi questa è la mia depilazione. Quindi se volete, se siete alle prime armi e volete acquistare un rullo, secondo me conviene, perché la spesa la fate una sola volta, poi dopo andate a risparmiare davvero tantissimo, risparmiate tanti soldi dall'estetista, oppure se avete qualcuno in casa tipo vostra mamma, vostra sorella che può aiutarvi nella depilazione, è davvero un ottimo sostituto, diciamo. Ci vuole anche un po' di coraggio a farsi la ceretta da sole, perché non so, perché se la fa qualcun altro e la tira, voi diciamo vi preparate. Quando siete voi a dover tirare la striscia, dite aspettiamo un altro po', sì, uno, due, un altro po', e aspettate. Invece dovete aver coraggio e fare uno strapponetto, quindi forza e coraggio che ci riuscirete. Ho provato anche le strisce depilatorie, quelle già pronte, sì, quelle sono utili, sono pratiche, perché io le riscaldavo con il phon e poi si andavano ad applicare, quelle sono davvero comodissime, solo che un pacchettino con tipo 10 striscioline costa sui 4-5 euro, poi le ho provate alcune economiche ma sono davvero pietose, quindi non vale assolutamente la pena comprarle. E quindi niente, io vi consiglio il rullo se siete alle prime armi, oppure se non volete perdere troppo tempo e volete avere una depilazione diciamo efficace ma allo stesso tempo veloce e pratica. Se siete pratiche appunto e volete risparmiare ulteriormente, invece vi consiglio i barattoli di cera, che potete, non c'è bisogno assolutamente del fornellino, ho dimenticato di dire questa cosa, non c'è bisogno assolutamente di avere il fornellino o altri forni vari, potete sciogliere la cera, il barattolo di cera, anche in una pentola con dell'acqua calda, quindi a bagnomaria potete riscaldare benissimo la cera, oppure pochi secondi nel microonde la cera si scioglie davvero benissimo, quindi non c'è bisogno di avere forni e quindi si va a risparmiare ulteriormente, perché risparmiate sia i soldi del fornellino sia i soldi vari, quindi o una pentola a bagnomaria o nel microonde. E quindi poi se volete risparmiare ulteriormente vi consiglio il rotolo di carta igienica, oppure se appunto volete una depilazione più veloce vi consiglio i foglietti qui, le striscioline già tagliate. Ovviamente una striscia può essere utilizzata più volte, non dovete per forza ad ogni strappo cambiare striscia, no, potete benissimamente utilizzarla finché appunto riuscite ad utilizzarla e finché tira bene i peli. E
poi come olio dopo cera vi consiglio assolutamente l'olio di mandorle dolci, che oltre a rimuovere la cera è anche lenitivo, idrata tantissimo la zona, che dopo fatta la cera risulta davvero arrossata. Poi vi consiglio di non ripassare troppe volte con la cera nella stessa zona, altrimenti vi si arrossa, oppure potete anche, non so, irritare troppo la zona. Quindi vi consiglio di dare uno strapponetto senza poi ripassare troppe volte sulla stessa zona, altrimenti appunto rischiate di farvi del male. Prima di fare la cera, vi consiglio anche di fare uno scrub per far sì che vengano fuori anche tutti i peli incarniti che ci sono sotto pelle, quindi per preparare la pelle già prima della depilazione ad essere più liscia, perché lo scrub in pratica va ad esfoliare la pelle e quindi fa sì che anche i peli incarniti o i peli che crescono sotto pelle, diciamo, vengono anche fuori e permette di rimuovere tutti i peli in maniera ottimale. E io di solito la cera la faccio una volta al mese, quando mi ricresce una volta ogni 15-20 giorni. È venuto un video davvero molto molto lungo, perdonatemi ma mi sono lasciata prendere dalla chiacchiera. Se ho dimenticato qualcosa vi lascio come sempre qualche fumettino. Spero che questo video vi sia stato utile, sia stato utile alla ragazza che me l'ha richiesto. Vi mando un grosso bacione e alla prossima. Ciao ragazze!